L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Professore, buonasera. Eccolo. Ecco. Buonasera, lei è ancora a San Pietroburgo? Sono ancora a San Pietroburgo, sono appena uscito dall'Ermitage. Ecco, professore, allora ci racconti, noi sappiamo che è lì perché appunto è stato in qualche modo coinvolto in un progetto molto molto interessante proprio con questa città. Ci racconti un po' di che cosa si tratta? Ho incontrato il governatore, il quale manifestava il desiderio di conoscere, di sapere dell'Italia, cosa che avendo visitata conosceva, e abbiamo ipotizzato di fare un presidio italiano che, al di là dell'Ermitage e delle opere d'arte dei grandi maestri, rappresenti l'Italia come segno e simbolo di una cultura che non è tramontata e quindi che si manifesta nella musica, nella gastronomia, nell'arte contemporanea, ovviamente anche nell'arte antica, in quella che è difficile possa arrivare all'Ermitage perché magari è legata al collezionismo privato di alcuni grandi personaggi italiani come Piero Bigongiari o Luigi Magnani, che hanno fatto collezioni che possono tranquillamente testimoniare una continuità con la tradizione collezionistica italiana e anche russa. E quindi, tra l'altro, Magnani aveva una grande curiosità per la malachite, per le pietre che qui sono dominanti nell'arredo e nel mobilio, e quindi le ipotesi che sono state fatte sono appunto di questa natura, di avere uno spazio che consenta di fare vedere quell'Italia che è tanto amata in una vetrina italiana che è San Pietroburgo. San Pietroburgo è una città sostanzialmente italiana per l'architettura, è una città che dove ha finito Bellotto e dove ha finito Canaletto, buonasera, sì, ha continuato la tradizione degli architetti Farenghi, D'Astrelli eccetera, che hanno fatto i più importanti palazzi di San Pietroburgo, che affacciati sul fiume sono uno spettacolo degno di Venezia. Certo. E quindi, insomma, esiste un'idea di Italia, una idea di Italia appunto, che va al di là di quello che è la ragione per frequentare Aspetta Sa. Caro, come va? Come va? Tutto bene? Bene. Bene. Caro. Ecco, incontra degli italiani anche lì, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è in Russia, lei appunto a San Pietroburgo in questo momento, sì. Ah, benissimo. Anche qui è un personaggio felice perché si trova in una città meravigliosa, sì? Ricchissima e bellissima, e oltretutto una condizione economica meno difficile di quella in cui versa l'Italia oggi. Certo. Senta, professore, appunto si diceva dell'apertura di questo padiglione Italia negli spazi museali di uno storico palazzo della città. Ci può dire di più, ecco, quale sarà questo palazzo? È già stata individuata la sede? Aspetto dal governatore che mi mandi le piante di quello spazio che oggi ho visto, che è uno spazio piuttosto vasto di quasi 5.000 metri quadri, che è una delle ipotesi, la prima che è venuta in mente a lui, che peraltro io conoscevo perché l'avevo visitato il giorno prima, per cui sì. E quindi è un grande spazio classico a pochi metri dal no, vieni qua, no, siamo due donne vicino, non vanno bene. Professore, sempre in gradevole compagnia. Sì. Ecco, professore, quindi, lei sì, prego. Sì. Dicevo, lei lo spazio dovrà essere pronto nell'arco, credo, di qualche mese, insomma. Sì. Poi adesso io gli manderò la mia proposta, l'ipotesi che ho fatto, e poi vediamo qual è la prima cosa o qual è il primo collegamento o la prima. Teniamo conto del fatto che l'Italia è anche la moda, quindi c'è, insomma, non c'è cosa che non meriti di essere conosciuta. Certo. Ecco, lei, professore, ha già un pochino in mente quelli che potrebbero essere esempi appunto dell'arte italiana, poi lei parlava anche di espressioni della cultura italiana in generale, che però potrebbero trovare spazio all'interno di questo spazio museale? Sì. Sì, ho in mente, ovviamente, adesso le cose che ho in mente sono centinaia e quindi non si può
dire una cosa a caso prima di un programma che valuti anche i tempi in cui si potrà realizzare questa impresa, perché bisogna capire da quale momento in avanti, se 2014 o 2015, se coincide con l'Expo di Milano, che potrebbe avere un ulteriore, diciamo, rimbalzo su San Pietroburgo, che è la seconda città di Russia, come Milano è la seconda città italiana, quindi no, Gassata la vorrei. Quindi insomma anche grande, uno spazio che poi potrebbe veramente essere oggetto di attenzione internazionale anche in occasione della, del nostro Expo di Milano. Ho detto anche che potrebbe riuscire con un solo ferrarese quello che è fallito con Ferrara, perché Ferrara è stata scelta con altre città concorrenti, che probabilmente erano Venezia, Mantova e altre, come sede italiana dell'Eremitage. Dopo due anni di sperimentazione questa cosa è fallita. Ricordiamolo perché è a casa e ci ascolta, professore. Sede italiana dell'Eremitage, ci ricorda un po' di che cosa si tratta? Me lo ricordo benissimo, sono di Ferrara, avevo capito. No, che se ce lo ricorda a noi. Si è preoccupata. I cittadini di Mantova e il sindaco si erano preoccupati di aver perso la gara, hanno detto siete stati fortunati perché l'Eremitage sarebbe stato per voi soltanto un salasso, avrebbe determinato quello che poi è determinato a Ferrara, che in una crisi economica particolarmente grave ha dovuto interrompere il collegamento con l'Eremitage, che oggi è stato riaperto con Venezia, che è più logico visto che Venezia non solo è più ricca, ma ha molti finanziamenti privati di enti internazionali che potrebbero. Certamente Ferrara era del tutto inadeguata, infatti si è dimostrato tale, ha un rapporto con l'Eremitage che è finito. Ho detto a lui che Ferrara ero certo che non poteva portare a nessun risultato, vista l'inettitudine dei suoi amministratori, presidenti di provincia, sindaci, quindi di fatto era prevedibile il fallimento. Forse quello che non sono riuscito a fare con la città di Ferrara potranno paradossalmente farlo con un solo ferrarese che sono io, per cui interrotto il rapporto con la città si è riaperto con una persona sola, per caso, perché poi io sono di Ferrara per destino, ma la ragione per cui mi hanno chiamato è tutt'altro, insomma, estranea al fatto che sia per la rete. Certo. Senta professore, lei non so se preso da questi impegni è stato un po' aggiornato sulle vicende nostrane. Cosa è capitato in Italia? Beh, la giunta del Senato in realtà non ha ancora votato sulla decadenza di Berlusconi, esatto, anche perché il relatore Augello ha modificato un po' la sua proposta, il testo, o meglio ha inserito le pregiudiziali nel testo, e quindi ci vorrà più tempo per votare e analizzare la relazione, e probabilmente appunto si voterà al più tardi alla fine di fra circa due settimane, diciamo così, anche se l'obiettivo è quello di votare i primi giorni della prossima settimana. Comunque non c'è accordo sul calendario, ma quello che sembra è che comunque il voto arriverà comunque prima del 19 di ottobre, quando verrà ridefinita la durata dell'interdizione di Berlusconi. Sì, ma tanto quella definizione non vuol dire assolutamente niente, perché occorre la sentenza di Cassazione perché diventa definitiva. E come scrivo domani sul giornale, il dato evidente è che noi siamo di fronte a delle leggi schizofreniche, per cui la Cassazione stabilisce che la pena interdittiva e accessoria è eccessiva perché non può essere più di 3 anni e indica 3 anni, cosa che non può fare perché il giudice di merito non è la Cassazione ma è la Corte d'Appello. Sì. Per cui dicono 3, ma poi chiedono di dirlo correttamente alla nuova sentenza di appello. Ai giudici di secondo grado, ammesso che avvenga il 19, ammesso che avvenga il 19, occorre poi che la Cassazione la ratifichi. Ecco perché il 19 non capiterà niente. Esatto. Non capiterà niente neanche in giunta. Ma in realtà poi... semplice ragione è questa. No, la ragione è molto semplice, questa, che siamo talmente una democrazia demagogica e non democratica che può accadere che una persona, al di là del fatto che sia innocente o colpevole, sia condannata, ma la pena accessoria, che va indipendente dalla sua colpa e preso atto che egli sia colpevole, è indicata, mettiamo, in 3 anni. Si deve spiegare come è possibile che la Severino, che la legge è fatta per la stessa fattispecie, indichi 6 anni. Ecco l'unico conflitto della consulta, che ancora non hanno pensato questi deficienti. Che tu non puoi avere una condanna individuale a 3 anni di interdizione e una condanna ulteriore che va oltre il giudizio dei giudici a 6.
Non le sembra un paradosso questo? Ammesso che lei pensi anche che è un assassino Berlusconi, se lo condannano a 3 anni di detenzione, come può averne 6 dal Parlamento per una legge di merda fatta da deputati ignoranti come Capre, che si chiama Severino, e votato anche da Berlusconi, che più coglioni di esatto, infatti un poi gruppo di deficienti. C'è proprio anche questo gli aspetto. Oltre le sentenze, si è mai visto il mondo? Se uno fa una norma la cui pena supera quella di cui dice, allora io ti condanno per 10 anni per assassinio, poi te ne do altri 5 perché lo dice il Parlamento. Ma dove è scritto? Sì. A quale logica giuridica hanno questi ignoranti, queste capre nane? Tra l'altro hanno pensato di rimediare alla toppa facendo ricorso alle corti internazionali, la Corte Europea. No, ma quello è per la sentenza. Lei, essendo colpevolista, lei pensa che è colpevole, no. La Corte Europea, io non mi esprimo. Chiunque sia, se la condanna è a 3 anni di interdizione e lo dice il giudice che mi condanna individualmente per la causa che riguarda me, come può il Parlamento darmene 6? Mm-hmm. Cioè, come può una legge aumentare la pena che investe la singola persona condannata? Cioè, chi osserva, ma professore, che queste sono riflessioni giuste magari, ma fondamentalmente secondarie. Secondario, no, nel senso che Berlusconi comunque è stato condannato. Salvare il culo a Berlusconi. Come? No, non c'entra niente. Questi sono gli unici che potrebbero salvare il culo a Berlusconi, perché le spiego. Se noi andiamo a votare a legislatura compiuta, Letta compreso, vuol dire che andiamo a votare oltre i 3 anni, no? Quindi che la prossima volta Berlusconi, condannato a 3 anni di interdizione, si può candidare. Perché sì, la condanna sua non può essere superiore ai 3 anni. Ma se io gliene do 6 non si può candidare la prossima volta, capisce che io faccio una violenza a un individuo gravissima con 2 leggi che sono in contraddizione l'una con l'altra. Beh, questo staremo a vedere se al momento in cui la questione passerà all'aula del Senato, poi come poi verrà valutato anche questo aspetto. Ma sono dei coglioni, non sono dei senatori, sono delle zucche vuote. Professore, come sempre noi ci dissociamo da quello che lei dice. Mi dissociate, ma devono andare a scuola, all'asilo devono andare. Eh beh, insomma, questo rinnovamento in Parlamento è il caso che avvenga presto, su questo siamo d'accordo. Grazie, allora, buona permanenza a San Pietroburgo, arrivederci. Arrivederci.